L'Italia è una storia. Una storia che dura dal 1981. Una bella storia lunga. In un pezzo di Calabria che si chiama Londra. Parte nel 1981, giovanissimo, un inverno che non sapevamo cosa fare, ci siamo inventati un locale, io e alcuni amici. Ci siamo inventati un locale, un modo per stare insieme, era un modo probabilmente per aggregarsi, per stare insieme. Da lì siamo partiti con un locale estivo, che a quel tempo è stata per la zona un'innovazione unica. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Abbiamo creato una cosa diversa, che era invece un punto di ritrovo, dove si beveva, si mangiava, si ascoltava musica, ma soprattutto si... durato un po' poi per varie vicissitudini, è rimasto il posto, ma è finita l'esperienza. L'esperienza l'abbiamo ripresa poi di questo tipo di locale nel 1987 con il l'Alia Gallery, che è nata anche lì da un'esigenza, uno, di lavorare tutto l'anno e non due mesi d'estate, due, di creare quell'atmosfera di incontro tutto l'anno, e quindi musica dal vivo, manifestazioni artistiche, dove appunto uno spazio per correlarsi con gli altri, ma anche per dare uno spazio agli altri diverso, che avesse un altro occhio, insomma, un altro risultato. Partiti dall'87, qui abbiamo cominciato a fare musica dal vivo, pittura, scultura, collettivo, poesia, reading, ma soprattutto concerti, concerti, concerti. I primi tempi molte cover band, perché chiaramente uno cresce e impara. Tutto il percorso di questo locale è un crescere e imparare. È chiaro, ti metti a fare questo mestiere o l'hai imparato a scuola, e io non l'ho imparato a scuola, l'ho imparato per strada. Devi essere appassionato, eccetera, o appunto lo impari per strada. Impararlo per strada vuol dire fare esperienza, sia sul lato ristorazione, sia sul lato beverage, sia sul lato organizzazione di eventi. Ascoltami bene almeno una volta, è un mondo diverso che voglio. Meglio pochi, io penso che sia, non meglio pochi ma buoni, ma penso che sia meglio che ci sia la gente giusta, che sappia cosa sta andando a comprare in realtà. Che non venga qui, che passi solo perché c'è gente, deve passare qui perché deve venire qui, al Blue Dance. Perché lo sceglie, perché lo vuole, perché è casa sua, perché crea quell'atmosfera, per cui si crea quell'atmosfera di posto di ritrovo, di amicizia, di casa. Il vero incontro, il vero amore verso questo tipo di lavoro fatto in un certo modo, partendo dal bar, diciamo, ascolto, risparmio, conoscenza dei cuori, eccetera, eccetera, è venuto che ho incontrato uno strano tipo a Verona, si chiamava Gigio, grandioso bar, non ricordo il nome del locale, era un locale molto
lui era un tipo molto compunto, era un classico barman, giacca bianca, mani in tasca, sempre sul banco. Frequentavo Verona, mi piaceva vederlo lavorare con la sua puntualità, con la sua tranquillità e soprattutto con la sua fantasia e le sue misure, sempre precise, sempre puntuali. Gigio diceva che essere bambino vuol dire essere un filosofo della vita, così lontano. E la filosofia andava applicata, e la psicologia andava applicata alla conoscenza delle persone, perché dovevi sapere cosa vai a dire. La cosa che mi fa piacere, la cosa che sanno i miei clienti e che lo sanno a priori, che se un gruppo, cioè vengono verso un gruppo, devo dire, può essere che diventa famoso a metà, insomma famoso nell'inizio, però non sanno benissimo che quando diventerà famoso, cioè non metterà più piede a